In quest'ultima ora andiamo a fare invece altre cose. Prima cosa, ricordate il numero complesso coseno alfa più i seno di alfa? Questo numero complesso è un numero complesso di modulo unitario. E se vi ricordate, perché rho vale 1, no? In forma trigonometrica rho vale 1. Se vi ricordate, quando vado a fare questo per coseno beta più i seno di beta, il prodotto faceva coseno di alfa più beta più i volte seno di alfa più beta. Allora, questo fatto unito ad altre considerazioni fa sì che diciamo questo numero qui si possa scrivere anche in un altro modo. Per definizione lo si pone uguale a e elevato alla i per alfa. Cioè, per quale motivo? Prima di tutto perché le cose funzionano bene. Che quando io faccio e elevato alla i per alfa per e elevato alla i beta mi viene e elevato alla i per alfa più beta per le proprietà delle potenze. I alfa più i beta fa i per alfa. Quindi la definizione è coerente con le proprietà di questi numeri. Però uno potrebbe dire, vabbè, ma andava bene pure se ci mettevi 2 elevato alla i alfa e 2. No, perché la definizione deve essere anche coerente. L'anno prossimo faremo la... come quest'anno facciamo le formule di Taylor, l'anno prossimo facciamo le serie di Taylor. Allora l'esponenziale si definisce mediante una serie di Taylor su tutto il campo complesso. Se andiamo a fare la serie dell'esponenziale, alla fine viene questa cosa, viene esattamente questo. Il tutto si ottiene confrontando le serie che definiscono l'esponenziale, se ne è così, cioè la definizione è coerente, quindi otteniamo questa abbreviazione qua. Invece di scrivere rho per coseno alfa un numero, no, in forma trigonometrica più i seno alfa, lo scriviamo rho per e alla i alfa, un modo diverso di scrivere. In particolare però se io prendo e elevato alla i pi greco, quanto mi viene? Mi viene coseno di pi greco che fa meno 1 più i seno di pi greco che fa 0. E quindi si ottiene questa equazione qua. Questa equazione qua è ritenuta più o meno universalmente, se non la più bella, una delle 10 più belle equazioni della matematica, perché nella stessa equazione sono contemporaneamente presenti il numero di Nepero e che abbiamo definito oggi, pi greco che è il rapporto tra la lunghezza della circonferenza e quella del diametro, e l'unità immaginaria i, e il risultato è la pi greco è un numero reale negativo meno 1. Ok? Ok. Bene, allora questa, se vi ricordate, questa moltiplicazione serve anche a, soprattutto per chi non ha fatto bene trigonometria alle superiori, a ricordarsi le formule di addizione di seno e coseno. Cioè io sviluppo qui la moltiplicazione, la parte reale chi sarà? Coseno alfa coseno beta meno seno alfa seno beta, e questo deve essere il coseno di alfa più beta. E quindi la formula di addizione del coseno coseno di alfa più beta non è altro che coseno alfa coseno beta meno seno alfa seno beta. Invece la parte coefficiente, la parte immaginaria, è coseno alfa seno beta più seno alfa coseno beta, che deve essere seno di alfa. Quindi confrontando parte reale e parte immaginaria si ottengono le formule di addizione di seno e coseno. In realtà è il contrario, utilizzando le formule di addizione di seno e coseno si dimostra questa. Però, siccome è più facile ricordare che gli argomenti si sommano, noi tramite questa uguaglianza ci ricordiamo delle formule di addizione di seno e coseno. Allora, l'altra volta abbiamo fatto qualche grafico, in particolare abbiamo fatto il grafico della funzione i a x più b di una retta e abbiamo fatto il grafico della funzione x quadrata.
non abbiamo fatto il grafico di una parabola generica, però lo possiamo fare adesso. Poi invece di fare il grafico della, di un polinomio di grado 3, quello lo faremo magari più in là, dopo che abbiamo fatto le derivate, andiamo a vedere. Allora, cominciamo a fare il grafico di una parabola generica, cioè x è uguale a x quadro più bx più c. Allora, come si fa questo grafico? È il solito discorso. Questo si può scrivere come a per x più b su 2a al quadrato, qua viene ax quadro, poi viene xb fratto a per a, viene bx, e poi qua mi viene più c meno b quadro fratto 4a, e qua ho introdotto un, quando vado a fare il quadrato ci sta un termine b quadro su 4 quadro per a che fa b quadro su 4a, che non c'è, quindi lo devo. Allora, che significa questo? Significa che il mio grafico è una parabola, io qua sto supponendo a maggiore di 0, che avrà vertice, cioè il punto più basso della parabola sarà quello di coordinate, la x deve essere meno b su 2a, quindi se a era positivo b era negativo, perché meno b su 2a vedete qua che è positivo. Qua invece il valore della y deve essere c meno b quadro su 4a. Non è importante, non sono importanti questi numeri, l'importante è saperseli ricavare, perché se no, se io me li dovessi ricordare ogni volta a memoria uscire razzi. Per quale motivo la parabola deve avere un grafico fatto così? Perché lo vedete, allora supponete solo che a sia positivo, allora lo vedete che questo è un quadrato, quindi un quadrato è positivo, moltiplicato per a è positivo, aggiunto a questo termine. Quando è che questo termine è più, è il meno possibile? Quando questo quadrato fa 0. Cioè quando è che questo quadrato fa 0? Quando questo fa 0. Ma quando questo fa 0? Quando x è uguale a meno b su 4. Quindi qua c'è il valore più basso, ma se questo fa 0 il valore viene questo. Quindi per questa x bisogna avere questo valore della x. Poi la funzione è come fa? È una parabola, il grafico, qui ha il punto più basso che corrisponde al vertice, e il grafico della parabola è fatto come prima, se a è maggiore di 0 la longa vita è rivolta verso l'alto, questo basta fare un paio di esperimenti per vedere che funziona. Se invece a fosse minore di 0 sarebbe rivolto verso il basso. Poi se a è più piccolo, per esempio se a è un mezzo, allora diciamo la parabola è più larga e più piatta, se invece a è 10 allora la parabola è più stretta e più alta. Allora, qua sto ripetendo più o meno malamente quello che dovreste già sapere dalle superiori, ma non è importante. Sì, può essere anche importante ricordarselo un po', ma fino a un certo punto l'importante è saperselo ricavare. Se ti serve te lo ricavi, due minuti. Comunque, il polinomio generico di grado 2 ha per grafico una parabola con asse verticale, e l'asse della parabola è più simile. La parabola è simmetrica rispetto a questa. Va bene. Ora, questa funzione quando è che è invertibile? Allora, innanzitutto per poterla invertire la y deve essere maggiore di questo valore qua, se no, vedete, se y è meno di questo, la x non la trovo. Non solo, ma è invertibile quando la considero da meno b su 2a in poi o da meno infinito a meno b su 2a, cioè chi è l'inversa di questa funzione? X è uguale a
y meno b su 2a più o meno la radice di y la radice di y su a meno qua viene più qua viene 4a qua meno 4c vediamo un po' dovrebbe essere così se y su a più b quadro meno 4ac fratto 4a quadro che ho diviso per a. Allora vedete che se y non è almeno questa roba qui, se y non è almeno questo qua, non funziona, perché qua il radicando verrà negativo. E poi più e meno a cosa corrispondono? Corrispondono, uno è l'inversa di questa e l'altro è l'inversa dell'altro. Ok? Va bene. Questa è la funzione inversa, sarà quella che una volta fatto questo scegliete una delle due determinazioni. Quindi per esempio se scegliamo quella col più sarà l'inversa di questa e avrà per grafico un grafico fatto così e si ottiene algebricamente scambiando la y con la x. Ok? Ma non è importantissimo sviluppare i dettagli. L'importante è capire fare gli stessi ragionamenti che abbiamo fatto quando abbiamo invertito la funzione x quadro, non proprio la funzione x quadro che non era invertibile, ma x quadro sui positivi oppure x quadro sui negativi. Adesso andiamo invece a vedere un'altra funzione elementare, che è la funzione semplice. Allora, per fare il grafico della funzione seno, come dobbiamo fare? Allora, se vi ricordate com'era definito il seno, allora io prendo la circonferenza unitaria, prendo la circonferenza unitaria allora, la lunghezza è alfa, quindi questo è P, questo è H. La lunghezza dell'archetto di circonferenza la chiamo alfa. Questo punto, punto 1, 0 lo chiamo U. Allora PQ, però quello lungo la circonferenza, è alfa e PH, segmento, è il seno di alfa. Allora, se vogliamo alfa naturalmente è misurato in radianti, cioè che significa? Non è misurato in gradi, è unità di misura, è un numero puro, ma tutta la circonferenza corrisponde a 2π. Ok? Quindi qua mettiamo i radianti, qua mettiamo i gradi, qua mettiamo il seno, il valore del seno. Allora, cominciamo a 0. Quando siamo a 0 noi sappiamo che il valore del seno vale 0.
i radi sono 0. Poi supponiamo di arrivare a 30 gradi. Quanto vale 30 gradi in radianti? Pi greco sesti, perché pi greco sono 180 gradi. A pi greco sesti, cioè a 30 gradi, facciamo un terzo. Quanto vale il valore del seno? Beh, 30 gradi è la metà di 60, questo è un triangolo equilatero, 1, 1, 1, la metà di 1 vale 1,5. Avete capito il ragionamento? 30 e 30 fa 60, questo triangolo è equilatero, questo lato vale 1, perché alziamo la circonferenza di lato, questo lato vale 1, questo lato vale 1, la metà di 1 vale 1. Andiamo a 45 gradi. A 45 gradi abbiamo che siamo a pi greco quarti e il valore del seno viene radical 2 su 2, perché a 45 gradi siamo più o meno qua. Allora, quando andate a calcolare il valore del seno è uguale al valore del coseno, cioè i due cateti sono uguali, allora chiamata la lunghezza del cateto L, L quadro più L quadro deve fare 1, quindi 2L quadro deve fare 1, L quadro deve fare 1 mezzo, L deve fare 1 su radical 2, che è razionalizzato fa radical 2 su 2. Poi, quando arriviamo a pi greco terzi, cioè a 60 gradi, che succede? A 60 gradi, allora, è questo che è un mezzo. E quest'altro per il teorema di Pitagora viene radical 3 su 1. Cioè, se andiamo a vedere il coseno, cioè il coseno di alfa che è OH, che succede? Che a 0 il coseno faceva 1, qui il coseno faceva radical 3 mezzi, qua il coseno fa radical 2 mezzi, qua fa un mezzo, cioè succede che a 60 gradi seno e coseno rispetto al 30 si sono scambiati. Quando arriviamo a pi greco mezzi, cioè a 90 gradi, il valore del seno arriva a 1 e il valore del coseno diventa 0, perché a 90 gradi siamo qui in verticale. Ok. Allora, cosa significa questo? Significa che se noi cerchiamo di fare il grafico della funzione seno tra 0 e pi greco mezzi, ma qua abbiamo 0, qua abbiamo pi greco mezzi, qua abbiamo 1, allora la funzione seno tra 0 e pi greco mezzi fa più o meno fa così. Fa più o meno così. Cosa succede tra pi greco mezzi e pi greco? Beh, per questione di simmetria il seno scende simmetricamente da 1 fino a 0, non me lo fate fare perché questo l'avete fatto 50.000 volte da superiore, però anche per chi non l'ha fatto capisce, può capire, può intuire che il grafico della funzione non fa altro che scendere in maniera simmetrica da 1. Non ci riuscirò mai. Spostiamo un po' lo pi greco mezzo, sembra più simmetrico. Okay, da 0 a pi greco mezzi sale, da pi greco mezzi a pi greco scende. Cosa succede oltre pi greco? Succede la stessa cosa ma con dei valori del seno che sono negativi. Negativi perché pH vista sotto l'asse della scissione. Quindi cosa succede? Che avremo qualcosa che più o meno fa così. E qua siamo a doppio.
Poi cosa succede quando arriviamo a 2π greco? Beh, succede che la cosa ricomincia, perché ogni volta che aumentate l'argomento della funzione di 2π greco, succede che sulla circonferenza unitaria avete fatto un giro completo e quindi i valori partono da capo. Quindi il grafico della funzione seno non è altro che si chiama appunto sinusoide. Ed è una specie di onda che va su e giù. Naturalmente questa cosa continua, il seno è definito per qualunque valore di alfa, quindi la funzione seno è una funzione definita su tutto R, il dominio è tutto R. Qual è invece il codominio? Vabbè, il codominio lo possiamo chiamare anche R, però l'immagine dei valori della funzione seno, i valori della funzione seno sono solo tra meno 1 e 1, cioè non vanno, per quale motivo? Per la definizione della funzione seno, la funzione seno è uno di questi segmenti, uno di questi cateti, la lunghezza del cateto è sempre minore della lunghezza dell'ipotenusa, quindi è sempre minore di 1, minore o uguale di 1, e poi può andare da meno 1 quando siamo a 270 gradi a 1 quando siamo a 90 gradi. E poi è periodica. Periodica che significa? Significa che seno di x più 2π greco è uguale a seno di x. Oh, una cosa, qui l'argomento l'abbiamo chiamato alfa per ricordare che si tratta di un angolo, però quando la studiamo come funzione l'argomento del seno lo chiamiamo sempre x, perché la variabile indipendente tendiamo a chiamarla, cerchiamo di chiamarlo per quanto possibile. Quindi il grafico della funzione seno è fatto così, è una sinusoide che sale e scende. Fate attenzione, perché lo vedete che questa pendenza non è verticale? Sapete bene, no? Per quanto abbia fatto un orbito di segno, questo si vede abbastanza bene. Così anche questa pendenza qui, diciamo pendenza del coefficiente angolare della retta tangente, che avrà a che fare con la derivata quando faremo la derivata, però insomma, questa retta tangente nei punti di intersezione con l'asse delle ascisse non è verticale. Quelle pendenze si potrebbe vedere che sono a 45 gradi, una sale a 45 gradi, l'altra scende a 45 gradi. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che la funzione seno è periodica. Dove si annulla? Si annulla in 0, in π greco, in 2π greco, in meno π greco, in meno 2π greco, si annulla nei punti del tipo kπ greco. Poi, questo fatto che la pendenza non sia verticale è molto importante per prevenire un travaso di piede del professore, perché quando vi chiedo, quando arriviamo a un esame che sta sul nell'intorno destro del 18, quindi 18 più epsilon, allora, per cercare, o sta nell'intorno sinistro, quindi l'esame dovrebbe essere tradotto in una bocciatura, almeno il professore magari vi chiede: mi fai un grafico della, mi fai il grafico della funzione seno? Ecco, se mi fate questo non va bene, perché io poi cosa vi chiedo? Questo potrebbe essere una specie di grafico del seno di 3x, seno del, cioè, compreso. Però io dico, questo l'ha fatto, non si capisce se questa pendenza è verticale o no. Dico, ma qua mi fai la tangente? Allora, quello non la fa verticale, dopodiché se ne va a casa. Perché non può mai essere la tangente a un grafico di, anche se fosse seno di 2x, seno di 3x, seno di 4x, la tangente nei punti di intersezione con l'asse dell'ascissa non può mai essere verticale. Questa pendenza
è a 45 gradi, quando fai seno di 2x si può inclinare un po' di più. Cioè, per capirci, qua la derivata farà 1 e qua la derivata farà meno 1. Se faccio seno di 2x, la derivata in quei punti farà 2 e meno 2. Se faccio seno di x, farà 3 e meno 3. Ma la tangente verticale significa che la derivata non c'è, il che non è compatibile con la funzione seno di k, di quello che volete voi x. Cioè, anche seno di 100x ha una tangente quasi verticale, ma non verticale. Allora, a quel punto il professore ha un travaso di bile, avendo avuto un travaso di bile, ti manda a casa perché non ne vuole un altro. Chiaro? Quindi questo è un modo, sia pure sintetico, di ricapitolare il grafico della funzione seno. Altre cose le vedremo quando avremo fatto la derivata, le richiameremo di nuovo. Oh, però avendo ancora una ventina di minuti, spero. Sì, abbiamo 25 minuti. Cosa possiamo ancora dire? Beh, possiamo dire, questa funzione si può invertire? Allora la risposta è, così com'è, no. Perché no? Perché per esempio questo arciere e questo arciere sparano sullo stesso bersaglio, cioè come vedete, che ne so, per esempio meno 45 gradi e 225 gradi hanno lo stesso segno, oppure questo arciere e questo arciere sparano entrambi sullo stesso bersaglio. Per esempio 45 gradi e 135 gradi hanno lo stesso segno. Allora, se la funzione non è iniettiva non si può invertire. Allora, per renderla suriettiva, che devo fare? Vabbè, quello è facile. Invece di considerare il codominio tutto R, considero il codominio meno 1, 1. Ma per renderla iniettiva cosa devo fare? Ecco, questo lo impareremo più in là, lo dimostreremo più in là, però lo possiamo capire pure molto. Questa è una funzione che sale e scende. Allora, quando è che una funzione è iniettiva? Fino a che sale è iniettiva. Oppure quando scende è iniettiva? Se sale e scende non è iniettiva. Per il semplice motivo. Prendete una funzione che, per esempio, nell'intorno del punto di massimo qua. Se è salita uno e scende dall'altra parte, deve passare due volte per 0,99. Quindi automaticamente non è niente. Allora, qual è un intervallo sul quale la funzione seno è sicuramente iniettiva? Allora, noi l'idea è, partiamo da 0, in 0 che sta premendo la funzione? Sta salendo. E allora ci allarghiamo fino a che la funzione continua a salire, cioè a salire verso destra e a scendere verso. Allora, a sinistra dove ci dobbiamo fermare? A meno pi greco mezzo. A destra dove ci dobbiamo fermare? A pi greco mezzo. Appena oltrepassiamo pi greco mezzi a destra e meno pi greco mezzi a sinistra, la funzione non è più iniettiva, perché a sinistra comincia a risalire e a destra comincia a riscendere. Quindi allora, io qua adesso vi rifaccio uno specchietto con a sinistra la funzione seno, ma soltanto tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, più o meno fa così. Allora, pi greco mezzi fa 1, a meno pi greco mezzi fa meno 1, questa è la funzione y uguale seno di x
x appartenente a meno y mezzi, y mezzi. E sotto vi faccio il grafico della funzione immersa. Come sarà fatta la funzione immersa? La funzione immersa innanzitutto scambia dominio e codominio, quindi qua sarà definita da meno 1 fino a 1 e poi sarà fatta così: a meno 1 deve andare meno pi greco mezzo. E a 1 deve valere pi greco mezzo. Questa funzione prende il nome di arcoseno. In italiano scrivono arcsin, però molto più spesso in inglese si trova scritto arcsin. Oh, se vi ricordate la regola era: io prendo questo foglio inchiostrato, lo giro dall'altra parte e lo guardo in trasparenza, scambiando la x e la y. Se lo giro dall'altra parte e lo guardo in trasparenza, quello che era orizzontale diventa verticale, quindi il grafico diventa più o meno. Ok? Qua l'ho fatto un po' troppo, diciamo, un po' più lungo. Così. È un po' più realistico. Ok. Quindi questa sì che ce l'ha delle tangenti verticali. Infatti vedremo che la funzione, perché queste tangenti qua al grafico della funzione saranno orizzontali, e quando andate a girare il grafico della funzione per ottenere il grafico della funzione immersa, la tangente in questi punti sarà verticale. Che significa, infatti, quando andremo a fare la derivata della funzione arcoseno, sarà 1 fratto la radice di 1 meno x quadro. Beh, nel punto 1 e nel punto meno 1 la derivata. Però questo noi per ora derivando sappiamo anche il motivo. Quello che sappiamo è che quello che era orizzontale qua sulla funzione immersa deve diventare qua. Quindi qua il dominio è meno pi greco mezzi, pi greco mezzi, il codominio è meno 1, 1, qua il dominio è meno 1, 1 e il codominio è meno pi greco mezzi, pi greco mezzi. E quindi abbiamo ripassato il grafico della funzione seno. Adesso la seconda cosa che voglio fare, se finiamo prima vi abbuono il resto, nei minuti che rimangono, è il grafico della funzione coseno. Come si farà il grafico della funzione coseno? Il grafico della funzione coseno è molto semplice. Della funzione seno farà così. Qua siamo a 0, qua siamo a pi greco mezzo, qua siamo a pi greco. Beh, non è fatto proprio bene, insomma, si capisce. 3 pi greco mezzo, sì, e poi 3 pi greco. Quindi non è altro che la stessa sinusoide di prima, solo che è shiftata verso sinistra. Cioè, mentre la funzione seno raggiunge il massimo nel punto pi greco mezzi e in tutti i
valore, diciamo in tutti i punti pi greco mezzi più 2k pi greco, pi greco mezzi più 2 pi greco, pi greco mezzi più 4 pi greco, qua sicuramente. Ok? La funzione coseno è massima quando alfa uguale a 0, quando alfa uguale a 2 pi greco, quando alfa uguale a 4 pi greco, cioè parte da 1, scende, poi risale, poi scende, poi risale. Per il resto è esattamente come quella della funzione coseno, soltanto che è stato spostato, il suo grafico è stato spostato il pi greco mezzi verso sinistra. Allora, chi sarà la funzione arco coseno? Cioè, per invertire questa funzione, che dobbiamo fare? Dobbiamo anche qui prendere un pezzo della funzione. Il problema è che questo pezzo della funzione non può contenere 0 al suo interno, perché a 0 c'è proprio il massimo e quindi la funzione là vicino non è invertibile, perché fa prima sale e poi scende. Allora, per avere una funzione invertibile, o vado da 0 verso destra o vado da 0 verso sinistra. Allora, la cosa è andare da 0 verso destra, cioè questo lo cancello, questo lo cancello, mi tengo soltanto il grafico della funzione coseno soltanto tra 0 e pi greco. Quindi io prendo y uguale coseno di x per x che va da 0 fino a pi greco. Che significa? Significa che quando vado a fare il grafico della funzione coseno, arco coseno, fa così. Più o meno fa così, questo è il pi greco mezzo. Questa è la funzione y uguale arco coseno di x. Vedete, è sempre definita tra meno 1 e 1, perché la funzione arco coseno come dominio ha sempre il codominio del coseno, il codominio del coseno è lo stesso del codominio del seno, che fa meno 1, 1, l'immagine del codominio. Soltanto che stavolta che succede? Che ecco, un'altra cosa possiamo osservare: la funzione seno saliva, la funzione arcoseno sale pure lei. La funzione coseno, dove la voglio invertire, cioè tra 0 e pi greco, cosa fa? Scende. La funzione arcoseno scende pure lei. Cioè, questa sarà una regola generale. Vediamo che l'immersa, vedremo che l'immersa è una funzione crescente e crescente, l'immersa è una funzione decrescente e crescente. Però queste due figure, se le guardate, sono simmetriche, ma sono simmetriche rispetto a che? Rispetto a quest'asse. Che vuol dire? Vuol dire che l'arco coseno di x non è altro, questo è pi greco quarti, che pi greco mezzi meno l'arco coseno di x. E questo è un fatto banale in realtà. Allora, vedete, a 0, allora proviamo a vedere, a 1 l'arco coseno fa 0, l'arco seno fa pi greco mezzi, la somma fa pi greco mezzi. A radical 2 su 2 fanno tutte e due pi greco quarti, la somma fa pi greco mezzi. A 0, questo fa 0, questo fa pi greco mezzi, la somma fa pi greco mezzi. A meno 1, questo fa meno pi greco mezzi, questo fa più pi greco, la somma fa sempre pi greco mezzi. In realtà questa relazione in generale è facile dimostrarla usando le proprietà degli archi associati, non è difficile. Cioè, voi sapete che coseno
di alfa e seno di pi greco mezzi meno alfa sono uguali. D'accordo? Quindi in realtà quello che abbiamo capito, facciamo un attimo il riassunto. Cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che il grafico del seno è una sinusoide, questa sinusoide da meno pi greco mezzi a pi greco mezzi sale, poi scende per un altro intervallo lungo pi greco e poi si ripete per niente. La funzione, il grafico invece della funzione coseno è pure lui una sinusoide, la stessa di prima, soltanto spostata verso sinistra di pi greco mezzo. Quindi da 0 a pi greco scende, da pi greco a 2 pi greco risale e poi si ripete per il tempo. Ovviamente scende e sale tra i valori meno 1 e 1. Poi che altro abbiamo capito? Abbiamo capito che queste funzioni, il seno abbiamo deciso di invertirlo tra meno pi greco mezzo e pi greco mezzo, il coseno abbiamo deciso di invertirlo tra 0 e pi greco. Le funzioni immerse sono definite tra meno 1 e 1, ma in realtà l'arco coseno non c'è, perché l'arco coseno chi è? È pi greco mezzi meno l'arco seno, quindi non è che è una funzione nuova, è l'opposta di quella di prima più una costante. Quindi seno va bene, coseno va bene, l'arco seno va bene, l'arco coseno sì, qualche volta deve anche usare l'arco coseno, ma ricordatevi che pi greco mezzi meno l'arco coseno. Ok? Poi un'altra cosa abbiamo detto importante da ricordare: nei punti di massimo le tangenti saranno orizzontali, che significa che in questi punti le tangenti sono verticali. Immersi in una funzione crescente e crescente, immersi in una funzione crescente e decrescente. Infine, per la funzione seno e coseno, queste tangenti qui hanno pendenza a 45 gradi, quindi non mi fate mai un grafico con le tangenti verticali per seno e coseno. Non è possibile. Ok? Ovviamente io qua lo specchietto l'ho fatto solo nel primo quadrante, perché non è che posso perdere tutto il corso a fare tutti i ripassi. Voi ve lo fate anche sul secondo quadrante. Oh, quali sono le... dico solo queste e poi ce ne andiamo. Quali sono le regole, diciamo le formule che riguardano gli archi associati? Allora, quando io prendo questo, questo qua è un rettangolo. Che significa? Questo qua significa che seno di alfa, questo è alfa, quest'angolo qua chi è? Pi greco meno alfa. Quindi abbiamo seno di alfa uguale a seno di pi greco meno alfa, che è uguale a meno seno di pi greco più alfa, è uguale a meno seno di meno alfa. Queste sono le regole che riguardano il seno, perché vuol dire questo qua è alfa e ha questo seno, questo qua è pi greco meno alfa e ha lo stesso seno, questo qua è pi greco più alfa, vedete, alfa più pi greco e ha il seno opposto, questo qua è meno alfa perché è alfa andando indietro, oppure meno alfa più 2 pi greco meno alfa, che ha seno opposto. E quando riguarda il coseno invece avremo che il coseno di alfa è uguale a meno coseno di pi greco meno alfa uguale a meno coseno di pi greco più alfa è uguale a coseno di meno alfa. Queste sono le cosiddette diciamo uguaglianze degli archi associati. Gli archi associati sono alfa, pi greco meno alfa, pi greco più alfa e meno alfa, che sono i quattro angoli corrispondenti a questi punti sulla circonferenza di alfa. Ok? Queste sono delle banalità, però servono a far sì, cioè adesso voi, qualunque sia il valore di alfa, il valore ovviamente vi dovete ricordare di impostare la calcolatrice in radianti, se no le cose non vi tornano, perché in analisi noi impostiamo le cose in radianti, poi se le impostate in gradi fate un macello. Però una volta che l'avete impostato in radianti, qualunque sia il valore di alfa, il valore del seno, basta che premiate un tasto, ci mettete, che ne so, 5.12, il seno di 5.12 è uguale a, è la calcolatrice. Ok?
Invece, quando stavo io alle superiori, non c'era la calcolatrice, quindi dovevamo usare delle tavole. E allora le tavole che dovevano riportare la quinta, la sesta decimale, tavole con le quali sono andate avanti generazioni di ingegneri fino agli anni 70, che non c'erano calcolatrici, non è che vi mettevano, le facevano da 0 gradi fino a 360 gradi, no! Le facevano da 0 gradi fino a 45 gradi, per il seno e per il coseno. Perché poi da 45 a 90 gradi si usava seno di pi greco mezzi meno alfa uguale coseno di alfa. Quindi se dovevi fare il seno di 60 facevi il coseno di 30, se dovevi fare il seno di 30 facevi il coseno di 60. E poi dai 90 gradi in poi si usavano le formule degli archi associati, cioè queste. Quindi in realtà tu cosa devi conoscere? Devi conoscere, per conoscere questa sinusoide ti basta conoscere uno, questo pezzetto qua, che questo è ribaltato, diciamo, è ribaltato rispetto a quest'asse, diciamo a questo punto, non a quest'asse, è girato. Quello del, poi gli altri sono, è quella del seno e del traseno. Quindi in realtà ti basta conoscere solo il grafico di una di quelle due funzioni per pi greco mezzi, cioè per 90 gradi, oppure di tutte e due le funzioni ma solo per 45 gradi. E infatti sulle tavole ci stanno i valori di seno e coseno da 0 fino a 45. Ovviamente quelli erano in gradi perché stavamo alle superiori, non ci avevano definito i radianti, però per il resto si tratta di questo. Quindi voi, io vi ho dato la traccia, vi ho sottolineato le cose fondamentali, i trattini li riempite voi, cioè il resto ve lo fate da solo. Insomma, se uno sta all'università, che cosa dovrà fare, no? Ok.